Quindi ho di nuovo la tua attenzione? Ancora 5 minuti, poi chiamo la polizia. Non lo farai. Ci vuoi scommettere? Sì. Io e te, Edoardo, siamo simili. Non credo proprio. Invece sì. Abbiamo qualcosa in comune. Ah sì? E sarebbe? Entrambi abbiamo perso qualcuno. Che vuoi dire? Dov'è Paolo? Giù nei vigneti. Ma non devi andare via? Sì, dopo vado. Paolo! Cosa vuoi? Bisogna disinfettare le barricche! Ma qui c'è da fare nella vigna! L'ha detto il capo! Va bene, va, per la miseria, Santa benedetta! Sonia! Carabinieri, credo che mia moglie abbia commesso una pazzia. Lui aveva un amante? No. Un bambino. Avete perso un figlio? Non l'abbiamo mai avuto. Sonia ha avuto un aborto spontaneo, un'infezione uterina. Il feto non è arrivato mai alle 12 settimane. Lei non è mai arrivata ai 48 anni. Diceva che era colpa sua. Non si perdono mai di questo. Così si è uccisa per il senso di colpa. Provai a portarla da uno psichiatra, ho cercato di aiutarla in ogni modo. Hai avuto ancora quell'incubo? Ma il senso di colpa le aveva invaso il cervello come un virus. Smise di uscire, di ridere. E decise che non valeva più la pena vivere. Credi in Dio, Edoardo? Cosa? Ti ho chiesto se credi in Dio. Sì. E Sonia? Che diavolo c'entra? Rispondi. No. E non ti sembra strano? Eravamo sempre in disaccordo su questo, no. Ma... Non ti sembra strano che una donna atea e intelligente come Sonia pensasse davvero che un feto di poche settimane fosse come un bambino vero? E che non solo lei avrebbe ucciso, ma che quel bambino ora sarebbe nell'aldilà? Cosa diceva il messaggio? Diceva, mi dispiace, ma il mio posto è con lui. E non ti sembra strano che una non credente pensi che uccidendosi possa raggiungere un feto nell'aldilà? Cosa vorresti dire? Nulla. Mi limitavo a fare delle considerazioni. Ti dispiace se prendo qualcosa da bere? Il senso di colpa è come un sacco di mattoni. Non devi far altro che scaricarlo. L'avvocato del diavolo. Non l'hai visto? Prendi per il culo. Scusa. Hai ragione. Ma mi chiedevo se non ci fosse un altro motivo. Per cosa?
per la sua morte. Ma tu chi cazzo sei? Poteva tenerti nascosto qualcosa. Ma credi di venire qui a insegnarmi com'era mia moglie? Tu non sai niente di Sonia. È qui che ti sbagli. Io so molte cose su Sonia. Ma si può sapere che cazzo vuoi, eh? Che ne sai tu di mia moglie? È questo che volevo vedere da te. La rabbia, la furia nascosta. Ah, sì? La vuoi vedere veramente? Parlo ancora una volta di mia moglie e giuro che t'ammazzo. D'accordo. Non parlerò più di lei. Parlerò di chi l'ha ammazzata. Ma di chi stai parlando? Dell'uomo che le ha tolto la vita. Esatto. Non si è suicidata. Come fai a saperlo? Parla. Te l'ho detto che abbiamo qualcosa in comune. Mia sorella. Una sera usciva da un locale con delle amiche. Le lasciò per raggiungere la sua auto in un parcheggio. Un parcheggio isolato. Troppo isolato. Giocava la nazionale quel giorno. Tutti davanti alle televisioni e nessuno a sentire le grida. Non ho mai scoperto chi fosse. Così, da quel giorno ho deciso che avrei cercato tutti quelli come lui. Picchiatori, stupratori, tutti quelli che avevano alzato le mani e l'avevano fatta franca. Poi un giorno ne ho trovato uno. Voci dicevano che avesse picchiato la ragazza anni prima. Così sono andato da lui. E lì l'ho vista. Chi? Tua moglie.